Andiamo a vedere anche quella delicata situazione per cui il nostro corpo, che è una macchina perfetta, cerca di bilanciare i nostri deficit, ma questo ci fa perdere forse del tempo prezioso nell'individuazione, per esempio, dell'ipoacusia. Non sempre questo deficit viene percepito. Abbiamo mandato il nostro Antonio Masiello per vedere anche che cosa si fa in termini di prevenzione sul nostro territorio. Vediamo. Come mai partecipa a questa iniziativa? Ho letto il manifesto e avendo una certa età mi sono preoccupato di vedere come sta il dito. In Italia il 12% della popolazione ha problemi all'udito. Tra i 60 e gli 80 anni però la percentuale aumenta fino al 25%. L'OMS dice che nel 2050 una persona su quattro avrà una qualche forma di disturbo uditivo e soprattutto l'avrà più precocemente rispetto agli anni precedenti. Non ascoltami, la campagna del Ministero della Salute promuove la prevenzione consapevole ai problemi d'udito. Ha notato qualche cambiamento? In certi momenti ho difficoltà a captare parole. In televisione certi film sono rimbombanti. Mia moglie dice che mi parla, che non capisco ciò che mi dice. Allora andiamo a vedere se è vero o meno. Mettiamo la cuffia, ogni volta che sente il suono mi alza la mano. È stato complicato l'esame? No, assolutamente. Abbiamo ascoltato alcune frequenze, alcune le ho percepite benissimo, altre meno, altre per niente. Ho provato e ho tastato che veramente qualcosa di qua non va. Dopo aver effettuato il test parlerò con il professor Croce. A volte il campanello di casa non lo sento. Quali sono i sintomi più frequenti? La difficoltà nel recepire il messaggio verbale e anche l'acufene. Alle volte si accompagna a vertigini quando il problema è un pochino più complesso. Ve l'hanno detto? In base all'età è quasi normale. Quindi ha un abbassamento dell'udito? Sì, di un 20-25%. E lo sapeva prima? No. Venire qui è come prendere coscienza del problema? Esatto, perché poi quando loro sono ben protesizzati sono molto soddisfatti e rientrano nel mondo dei suoni e quindi rientrano nella famiglia, nell'attività lavorativa. E nel caso metterà un apparecchio? Non lo so. Perché? Perché l'apparecchio è l'ultimo stadio per me. È come volersi intestardire per quello che riguarda la presbiopia, a non voler mettere gli occhiali, a non capire che il giornale va allontanato nell'arco degli anni.